Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti, oggi è lunedì 8 luglio, oh, sì 8 luglio 2024, buon pomeriggio Michele, ciao Michele Ciao, Michele. ciao Fabio, ciao a tutti e buon Tiago Motta a tutti Ah che bello, che bello, che bello. Ne parleremo a lungo, ne parleremo a lungo, l'8 luglio. Sì, io mi imbroglio, ma sapete perché mi imbroglio? Perché facendo un po' gli editoriali, eccetera, eh, mi imbroglio un po' con le date, perché spesso magari mi capita di registrarli un pochino prima, eh, dico la data e poi no, magari qualcuno si imbroglia. Anzi, ne approfitto per ringraziare coloro che stanno commentando e non mi aspettavo di dire questo, questo successo, perché allora, diciamoci come stanno le cose. Io ho fatto l'editoriale oggi, l'ho pubblicato oggi, ma l'editoriale l'ho fatto sabato sabato mattina addirittura l'ho registrato facendo leva su cosa facendo leva sul fatto che secondo me nel weekend non sarebbe successo niente di mercato come non succede quasi mai niente in assenza di partite no di, di cose importanti quindi ho detto voglio trattare un tema che possa però un pochino non scandalizzare ma aprire gli occhi perché io sono appassionato Miguel di diritti tv di, eh... no, no, ho seguito l'editoriale ah, okay. di come viene venduto il prodotto calcio nel giro per il mondo e ho scoperto per esempio che dal prossimo anno Dazon che è colei che deve offrire un servizio importante non solo ha aumentato i costi ma commenterà in loco 5 partite su 10, che è una roba da pazzi che faceva Mediaset ma giustamente quando aveva la Champions per dire, ma non è che te puoi trasferire a Copenaghen per Copenaghen-Galata Capisco il senso del calcio internazionale, che è commentato da Milano-Cologno Monzese. Ma se c'è, non lo so, ehm, Venezia-Roma, tu Lega Serie A devi mettere in moto il fatto che da Son che trasmetta Serie A deve avere l'inviato da Venezia, capisci? E quindi sono rimasto un po' scandalizzato a luce del fatto, luce del fatto che sono aumentati i prezzi. È una roba veramente incredibile. Quindi vi ringrazio per chi ha seguito questa, questa cosa. Michele, comunque, è contento perché potrà seguire il San Severo su NautiB, dice va bene, va bene, no, allora, lascia le pezzotti, le pirate, le cose, No, però parliamone e cerchiamo in modo di protestare. Comunque, come dicevo prima, di. Uh, di aiutarci, ecco, io quando posso aiuto le persone a pagare un po' di meno, ecco, per, ma non voglio passare adesso per il guru della televisione. Va bene, va bene, va bene, quindi vi ringrazio per questo. L'altra soddisfazione, permettimelo, Michele, pre mi prendo 20 secondi: è questa. Sia sulla chat di Twitch che sulla chat Telegram, live e nella Channel, stiamo postando le foto di Tiago Motta che è arrivato a Torino e leggere spesso dei commenti, tiac, scritto così mi fa bene al cuore, no? Perché io c'è cioè, quel famoso mio modo di fare ormai la deficiente che fa ridere le persone. E quindi mi fa piacere che, tiac, è rimasto un po' di moda. Per il resto, che hai combinato nel weekend, Michele, Dai, vediamo un po' dei cazzi nostri, ma chi se ne frega, co co a cosa hai pensato? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ieri sono stato 12 ore in Guardia Medica oh, eh, quindi non ho fatto praticamente niente. Perché per chi magari fa il mio mestiere, sa che in Guardia Medica per lo più non si fa nulla. Poi invece Anche sabato, sì, sabato invece ho guardato le partite. Sabato ho guardato le partite, eh, e... <ride> però, forse Turchia Olanda. Un pochino meglio, dai. no, guarda, mh, la prima. Non ricordo nemmeno quale fosse la prima, figurati, per quanto è stata... Il terra, terra svizzera. Il sì, terra svizzera. Eh, sì. In uh, sì, non sono state partite molto interessanti, dico la verità. Mm, se, se vuoi poi ne, ne parleremo. Però sono felice degli esiti. Sono felice degli esiti perché, perché uh, io sono uno di quelli che vuole le grandi squadre che vadano sì, avanti. Sono... Mi dispiace ovviamente sia per la Turchia che anche per la Svizzera che sono due buonissime squadre, però a me piace vedere i grandi match. A me è dispiaciuto, tra virgolette, anche per l'Italia, sai, perché l'Italia è stata l'unica grande che alla fine ha fallito l'approdo ai quarti di finale. Sì. Eh, e quindi sarebbe stato bello vedere un match come Inghilterra-Italia. Eh, quindi mi piace vedere una... due semifinali, che comunque sono due semifinali dai nomi altisonanti, no? Inghilterra-Olanda, Francia-Spagna, sono due partite sì. che magari deluderanno le aspettative. Sicuramente, secondo me, deluderanno le aspettative. Ma quantomeno come nomi ti impressionano. Assolutamente sono nazionali di tutto, di tutto rispetto che credo abbiano vinto tutte quante gli europei. L'Inghilterra ha vinto un anno europeo, che no. non ha mai vinto il mondiale sì, nel 66, mondiale ma l'europeo sì. no. La Olanda sì, nell'88 gol di Van Basten, abbastanza famoso. Francia sì, con Michel Europa Tenis, ma ha vinto uno buon in finale contro l'Italia. E la Spagna è eh, la squadra da battere negli ultimi anni del calcio europeo e anche mondiale. No, ragazzi, l'altra cosa che volevo, che volevo dirti ah, come com ecco, il dibattito in questi giorni, anche di analisti seri, è la qualità delle partite del gioco. E voglio chiederti questo. Come te lo spieghi? Perché c'è una qualità bassa? Molti dicono troppe partite, ed è vero. Eh, molti dicono che gli allenatori sono scarsi, secondo me è vero pure questo. È un mix di elementi, ma quale è quello predominante, secondo te, Miguel? Perché vediamo brutte partite? Gli attaccanti non stanno segnando, cioè Mbappé e la superstar non ha segnato, Henry Kay non segna. Eh, non segna neanche Morata per dirti eh, De Pai, eccetera non segnano, com'è possibile? Allora la Spagna io credo che comunque esprima un calcio gradevole uh, poi ha le solite difficoltà di finalizzazione la Spagna, però rispetto alle altre tre mi sembra che esprima comunque un calcio gradevole le altre tre invece uh, giocano un calcio sicuramente al di sotto delle aspettative il livello tecnico dell'11 perché poi ci sono i campioni ci sono i bellingham ci sono i mbappé ci sono i gakpo il livello tecnico però medio delle squadre secondo me non è altissimo c'è anche che mm, arrivano come hai detto bene tu dal punto di vista fisico un po' spompate dalla stagione estenuante che hanno dovuto giocare gran parte degli elementi della rosa e poi ovviamente noi viviamo in un'epoca in cui il bel calcio è predominante, ma soprattutto si costruisce. Nelle nazionali è difficile costruire nel tempo un calcio tatticamente all'avanguardia. Quindi eh, è semplice che nazionali come l'Olanda, come eh, la Germania, l'Inghilterra, la Francia stessa, non riescano comunque ad esprimere un calcio gradevole. Mentre la Spagna ci riesce perché? Perché la Spagna comunque ha una scuola calcistica nazionale che va oltre appunto la selezione eh, appunto, nazionale. Eh, quindi per, per i giocatori spagnoli è più semplice esprimersi a quei livelli di bel gioco perché sono cresciuti calcisticamente già con un imprinting di quel tipo. Con un'idea calcistica di quel tipo, che è più facile esprimere senza troppi allenamenti in nazionale, è eh, un punto di vista interessante. Intanto, ringraziamo la prima sub di questa settimana, ragazzi. Allora, io sapete che sono schietto anche ai limiti della non sopportazione. Però questo mese di luglio è importante come tutti i mesi e siamo sotto media. Siamo a 95 con la salve di Noghi, scusami, ti ringrazio, sette mesi. Dateci una mano, ripeto, sono rimaste tre partite degli europei, ma seguiremo. noi il caffè li confermiamo praticamente tutti i giorni. Eh, ecco, non andiamo in vacanza, quando non ci sarà il caffè ci sarà il nacciò. Non vi preoccupate che noi la Juve la seguiremo sempre, comunque questo canale rimane attivo se potete l'obiettivo è di 442 come il mese scorso, come gli ultimi mesi eh, di sub, cercate di aiutarci, ecco, quindi dato che siamo un pochino sotto media, nonostante voi siate in vacanza, allora allora allora, ringraziamo ah no, scusami, volevo poi, poi salutiamo i ragazzi, eccetera ehm, l'altra cosa che volevo dirti, in settimana una ragazza mi ha fatto leggere un pezzo in lingua inglese, però da parte di un esperto di calcio italiano, non mi ricordo il nome e parlava dei motivi per cui la nazione italiana non, non, non produce talenti, eccetera, e con diverse diverse, attenzione eh, ce ne sono già tre basta, basta appellarsi grazie grazie arriviamo a 98 grazie di cuore ma non ci bastano quindi forza chi può rinnovare rinnovi eccetera allora grazie Andrina 22 mesi tipo di 14 per zittire villani questo Beh, voi dovete zittire con le sub giusto e magro fa due mesi con, uh, con Amazon Prime grazie mille eh, no volevo dirti questo una ragazza mi ha fatto leggere un pezzo in lingua inglese un long form si dice così sulla crisi del calcio italiano Et tra le varie motivazioni, ne parlo con te perché secondo me potresti dare un parere interessante, lui la motivazione principale tattica la fa risalire ad Arrigo Sacchi, cioè gli dà una colpa, gli dice, da qua... notate gli anni di nascita degli ultimi calciatori forti, chiaramente parliamo di calciatori offensivi, Pirlo, Del Piero, Totti, parliamo tutti di gente che è cresciuta sotto il mito di altri allenatori e di altri calciatori, i difensori per esempio tenendo in considerazione, lo so, Sfirea, Gentile, Cabrini, eccetera. Questo, questo storico del calcio dice, Sacchi ha un po' standardizzato, e, non dico messo da parte il talento, ma l'ha un po' eh, castrato, questo talento in maggiore di una eh, tattica molto, molto più rigorosa, ecco. Io l'ho trovato un, un punto di vista magari interessante da riflettere, ma un po' sbagliato. Mi, mi dai il tuo parere? Cioè, troppa, troppo rigore tattico porta a meno tale. Cioè, Roberto Baggio non c'è più perché ci sono troppi i tatticismi. Bah. Secondo me Roberto Baggio non ci sono più in generale, ma manco nell'Inghilterra. Cioè, I giocatori della Baggio sono i Bellingham, che sono giocatori io ve lo dico sempre, dei de, 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 de robot fisici, no? Quindi come la vedi, Michele? Guarda, è una tesi che mi ricordo un po' quella che è in voga ultimamente, anzi negli ultimi anni, su Guardiola, no? Sì. Quando dice che Guardiola ha rovinato il calcio. Mi sembra un po' la stessa cosa. Prendersela con questi allenatori che per molti esperti sono stati rivoluzionari e magari per altri sono stati rivoluzionari, al contrario. Magari involuzionari, perché hanno determinato l'involuzione della capacità tecnica in questo caso, di alcuni elementi di, proprio di attaccanti, degli attaccanti prodotti dal vivaio italiano. Io non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo. È difficile spiegare perché questi Roberto Baggio e Del Piero, il problema secondo me è che magari non è che non nascano giocatori, non è che non nascano giocatori con talento perché sai, Insigne, per esempio, per me aveva del talento. Come no? Per me aveva un talento che, adesso non voglio fare paragoni con Totti e Roberto Baggio, però era, era un talento che comunque poteva esprimersi a quei livelli. Però non lo ha fatto, e abbiamo visto che la sua carriera ha avuto un percorso un po', un po particolare. Chiesa, comunque, è un calciatore che ha del talento. Eh, è un giocatore diverso rispetto... a ai Totti, ai Roberto Baggi del Piero però io credo che quel tipo di giocatore quel numero 10 è difficile da trovare in tutta Europa io credo che se noi pensiamo alla Francia un Platini o un Zidane non, non ne trovi Sono tanti, la Francia ha forse i giocatori più forti del mondo ma non esistono più i trequartisti numero 10 come Platini e Zidane esistono altri tipi di giocatori in Italia secondo me sono nati dei talenti Balotelli per me era un talento Cassano era un talento tu dici, però, stai citando tutti i giocatori che hanno smesso di giocare ormai praticamente diversi anni fa, eh, dei mille, di nuovi giocatori nati del nuovo millennio, dal 2000 in poi italiani. In effetti, mi manca, eh, adesso non mi vengono in mente giocatori eh, di, di grandissimo talento di questo tipo. Eh, la motivazione qual è? Secondo me, non è sicuramente quella di Arrigo Sacchi, secondo me. Io avevo dato una motivazione qui in live dicendo che comunque si stanno un po' perdendo le scuole calcio di periferia mm. e questo per me toglie un po' di elementi, riduce il bacino in cui andare a pescare giocatori di talento. Uh, speriamo, adesso però c'è l'under 17 e l'under 19 no, che hanno vinto dei, dei trofei. Io non l'ho seguita. Tuttavia, di questi però... qui, quanti vanno a giocare in Serie A nel Milan e nell'Inter, ma anche nella Juve? però non penso che non ci siano dei talenti tra, tra questi giocatori. Uh, si, si faceva il nome di, quel, di quel, quel ragazzo che è andato al Benfica. No? Si chiamava Andur. Se non sbaglio. Uh, se, se ne parlava molto bene, io l'ho perso di vista, però quello era molto giovane, e magari è un talento che deve esprimersi. Uh, il problema del calcio italiano, secondo me, è che questi molto giovani noi non li vediamo, non li vediamo nei grandi club, non li vediamo in nazionale. Uh, purtroppo, alcuni ecco, ti faccio un altro nome: Zagnolo. Zagnolo per me era un talento. Però Zagnolo, ecco eh, chiesa Miguel, sono, non sono talenti, ok, ma sono talenti fisici. Non sono cioè, quello che a cui si riferisce. Normale, il, talento, Fabio, il talento Fabio è fisico, perché se tu cerchi un talento tecnico, come Fagioli per esempio, Fagioli è un talento, Fagioli è un talento tecnico, però non lo trovi nella. non, non crescono più nella fase, non si trovano più nella fase offensiva. Perché il calcio si è evoluto in modo che la tecnica ti serve quasi in difesa per far uscire il pallone, però in avanti ti serve lo spunto, ti serve lo spunto atletico, lo spunto in velocità, e quindi, e quindi um, è normale trovare giocatori come Zagnolo e Chiesa, che magari non sono i, i Del Piero, i Totti e Roberto Baggio, però esattamente come gli Mbappé o i, i Dembélé uh, sono quei giocatori che. Danno lo spunto in, in velocità, ti danno lo spunto uh, nel, nel, non nello spazio stretto, ma più sugli ampi spazi. Ecco, uh, quindi per me il talento in Italia c'è il problema è che viene tutto dissipato un po' per causa, per colpe delle società, e un po' purtroppo anche per colpe dei, dei calciatori. Dei calciatori che non riescono a gestire il loro talento, non riescono a gestire il. Uh, il ritorno economico che hanno dal loro talento e si fanno spesso sopraffare. Moise Ken. Moise Ken, per me è un grandissimo talento, lo so che molti di voi non lo pensano più, so che lo pensavate perché tutti quanti noi pensavamo Perfetto. che Moise Ken fosse un grandissimo talento nella stagione 2018-2019, si è perso, si è perso per colpa sua, per colpa della Juventus, per colpa di Sarri, magari anche per colpa di Sarri che non l'ha voluto tenere alla Juventus. Uh, per, varie, per vari motivi si è perso ed è un peccato. Quindi, io ripeto e concludo: per me in Italia ci sono i talenti, ma non riusciamo a gestirli. Non si riescono a gestire i talenti, e il, il risultato è quello che abbiamo visto, la nazionale di oggi. C'è una Sub, la numero 99, non mi fate rimanere con 99, e mi fate incazzare. Grazie, comunque a Damer Broso, sei mesi con Amazon Prime, grazie di cuore, grazie di cuore. No, ci sono tanti. Eh, Versioni che state scrivendo Neymar secondo me Oh ragazzi la sparo grossa Parlo solo di talento eh. Solo talento poi nient'altro Neymar è il giocatore più di talento di tutti Di tutti Negli ultimi 15 anni di tutti eh, eh, Ha fatto una fine brutta Ha fatto una fine brutta Ecco il 100 grazie Oh, oh meno male È già una cosa Ne mancano 342 Grazie mille vediamo Stesalti, grazie mille. L'abbonamento regalato. Ringrazio, ringrazio, ringrazio. Allora, no, si parla di Della Rovere che andrà a Bayern Monaco, no? Ce lo siamo soffiato e soffiare al Bayern Monaco. Eh, lo so ragazzi, lo so, lo so, lo so. Cosa ne dite? Che c'è rimpianto, eh, però purtroppo magari non ci siamo arrivati con le cifre. A proposito di nazionali in crisi di talento, ce n'è una che sabato notte è uscita dal, dalla Coppa America e che storicamente, diciamo, uno che è una nazionale, è la nazionale con più mondiali di noi. Quindi più forte, generalmente, la storia. Due, che del talento ne ha fatto un mantra. Cioè, se tu ad oggi chiedi talento uguale, Brasile. Bra I giocatori brasiliani, i funamboli brasiliani, no? I giocatori più fisici, più talentuosi, eccetera. Ecco, qualcuno mi ha già spoilerato, ma anche Miguel ha twittato, perché ha visto un tweet, appunto... Eh, di, una pagina, di una pagina che segue le vicende del calcio brasiliano, che noi ci le dà coppa Copa. Leggo così, spero di essere bravo con la pronuncia. Eh, ora, la pronuncia, questo tweet è enorme, no? E io non lo so leggere, sinceramente, però ve lo traduco: non gioca nessuno. Questo è stato il, il primo atto del Brasile alla Copa America con Danilo che litigava con un tifoso dopo lo 0-0 tra Brasile e Costa Rica. Anzi, vediamo anche l'immagine, no? Vediamo e poi leggiamo il tweet, perché sono curioso, io non l'ho visto. Sto... Non di non di ma cosa dice qua? È come quando Allegri se la prese col tifoso che ce l'aveva con De Sciglio? Vieni qua, diceva. Allena tu. Così gli ha detto. Vabbè, vabbè. Vabbè. ha detto e eh, io adesso mi devo ritrovare con Tiacco Motta. Con Tiacco Motta, e beh, un po'. C'era con l'allenatore che arriverà, no? A parte gli scherzi, scrive questo ragazzo questa pagina Noci, noci da cop. Co eh, questo è stato il primo atto, appunto, ok, di Danilo. Che di tipo. quando si tratta di litigare con i fan, è un leone, ma quando si tratta di assumersi le responsabilità, è un gattino. Oh, ragazzi, la traduzione è proprio quella giusta: eh. la squadra brasiliana ha la tradizione di avere da sempre i migliori terzini, ora siamo forzati a guardare questo disgustoso pesce gatto. Pesce gatto. Oh, il pesce ragazzi, gatto è bellissimo pesce gatto per me. Danilo, da domani sarà sempre pesce gatto. Pesce gatto, non esiste altro. Pesce gatto, pagare come un mostro. Negli anni 60, Gianma Santos e Nilton Santos. Qua ci fa l'elenco della tradizione dei terzini: Carlos Alberto, Torres ed Everaldo Leandro e Junior negli anni 80, Jorginho e Branco negli anni 90, Cafu e Roberto Carlos. Chi non li ha visti? nei 2000, nei 2010, Dani Alves e Marcelo. Sapete cosa è peggio? Sapete qual è la cosa più rivoltante? Lui è il nostro capitano. Emana Miguel l'odore del fallimento e della sconfitta. Dice i nostri terzini oggi sono Danilo, Ian Cotto, Emerson Royal, Renal Lodi, Wendel, Guilherme Arana, Brasile, cosa ti hanno fatto? Ora non ti chiedo perché non me ne frega niente del futuro della nazionale brasiliana. Speriamo che faccia male. Anzi, ma questo poi, tra due o tre settimane torna, torna a Torino. Tornato questo è ancora io, il capitano della Juventus, no, eh. no, della Juventus. Capisci? non è che non lo sia svolge il doppio ruolo non è che ne capitano problemi loro no no questo è il capitano della Juve e beh guarda Danilo è... è un capitano che nella Juventus di Allegri ci poteva anche stare è un calciatore che in una squadra, una squadra permettimi il termine reazionaria in una squadra sì. reazionaria ci sta e gioca anche, ma magari fa anche la sua buona prestazione. Se avesse giocato nella Roma di Murigno l'anno scorso, Danilo sarebbe stato il miglior difensore della Roma. Eh, è un difensore che, però, ovviamente non si adatta a, al Brasile, innanzitutto, che ha sicuramente degli standard elevatissimi. Ma io spero che non sia, cioè, non è che spero che non si adatti, perché poi anche, io spero che si adatti. Il sì, problema certo. è che credo che non sei... ci riuscirà. Eh, non credo che riuscirà ad adattarsi nella nuova Juventus di Tiago. Motta Perché Danilo. Io non voglio dargli del perdente. Io ho massimo rispetto per Danilo. Che comunque ha avuto una carriera un'ottima carriera. Comunque non è stato il, ha giocato a Real Madrid e al Manchester City senza essere stato il titolare. Poi è andato alla Juventus e comunque ha vinto degli. Ha vinto uno scudetto, ha vinto delle, delle coppe. Eh, però non è il calciatore su cui una grande squadra va a costruire il proprio progetto, il proprio oggetto tecnico-tattico. Dico tecnico-tattico perché lui ha delle carenze sia a livello tecnico ma anche a livello tattico. Uh, tecnico uh, perché ovviamente ormai io l'ho seguito, te l'ho detto, una partita contro la Colombia, sì. sbagliò diverse marcature, diversi anticipi. Uh, soprattutto poi palla al piede in fase propositiva non è capace di dare nulla alla manovra offensiva uh, tattico perché sbaglia spesso il posizionamento in difesa e per questo va a sbagliare, appunto, tantissimi anticipi. E una squadra come quella di Tiago Motta, che immagino voglia giocare molto alta, uh, avere un difensore che sbaglia un anticipo in maniera Quasi costante, come ha fatto ah. Danilo in quella partita, è, può essere eh, molto penalizzante. Eh, quindi, per me Tiago, per me, Danilo, che ripeto, in un altro contesto potrebbe essere utile, um, in Italia, adesso mh, non so dove potrebbe andare a, uh, far, a mostrare il suo calcio, appunto, ripeto, reazionario. Dove può mettersi in mostra facendo uh, notare appunto le sue caratteristiche difensive uh, molto, molto, diciamo, anni, anni 80 quasi, perché io è, è quello ormai Danilo è un difensore, è un terzino bloccato, è un terzino bloccato, ma molto bloccato, che non riesce a costruire. Um, è che però è bravo diciamo, a fare una difesa di reparto, ecco. una difesa di reparto in cui in area di rigore comunque riesce anche a far prevalere la sua fisicità perché ha una certa fisicità, comunque mantiene un certo atletismo, quello comunque eh, lo, lo, dobbiamo, lo dobbiamo dire, um, però non ha altre qualità. Una grande squadra, ripeto, non può ripartire da Danilo. Poi il fatto che sia capitano. Quello secondo, eh, me è un... secondo me è un problema. quello, per quello me, è un... Allora, problema Io vi dico la mia. Io sarò crudele, cinico e freddo, ma per me avere Danilo come capitano alla Juventus in questo momento è un danno. È un danno: non di immagine, frega niente, anche perché poi alla fine, è anche capitano del Brasile, quindi anche forse dal punto di vista dell'immagine può anche andare bene, no? Però noi abbiamo bisogno uno di un leader, vero e uno che, posso dire, si mette pure a fare sta scena col tifoso. Non mi sembra tanto leader. Mi sembra uno che chiacchiera, chiacchiera, parla, parla. Eh, che lecca, anzi, ve lo dico: Che lecca il culo a tutti gli allenatori. Tutti. Sarri, numero uno quando arrivò Danilo. Eh, Pirlo? Mai giocato così bene a calcio. Mo Allegri ha detto recentemente di Allegri da, verso aprile-marzo: Meglio di Guardiola. Oh, ma aspetto Tiago Motta, Tiago Motta brasiliano, A me amigu, a me amigu. A, a me sembra uno che parla, parla, parla. E poi con i fatti, anche perché ha perso un po' dello spunto che lo caratterizzava magari nei primi suoi anni della carriera. Ma ricordiamo che lui passa dal porto al Real Madrid e fallisce al Real Madrid. E il Real Madrid prende quello buono. Tra lui e Alessandro sulla carta, poi devo dire, secondo me Alessandro ha fatto una carriera migliore rispetto a Danilo e eh, magari non ce ne accorgiamo. Ma averlo come leader emozionale, perché mi dicono anche che molti calciatori, quando sono in difficoltà o erano in difficoltà, no? eh, nel corso di questa stagione, andavano da Danilo. Per me è un problema. Per me è un problema. E io userei non il pugno duro nel senso... Non lo caccio, ma lo sicuramente ridimensionerei nelle sue funzioni, nel suo ruolo in campo e nello spogliatoio. C'è bisogno di nuove figure che si sappiano prendere con responsabilità la squadra sulle spalle, non gente che prima parla e poi coi fatti ci si nasconde. Io, ragazzi, da questo punto di vista sono preoccupato, ma credo che. Essendo Tiago Motta, tra poco parleremo di Tiago Motta, un allenatore ambizioso, molto ambizioso. Su questo credo che Michel tu non abbia dubbi. l'ambizione lo caratterizza, lo, ne par parla proprio la carriera. E anche nel comunicato di presentazione eh, parla, metterò eh, a frutto la mia ambizione per la nuova squadra. Poi non promette vittorie, eccetera, ma manco ne parliamo oggi di questo argomento. Quindi. L'ambizione di Tiago Motta per me deve essere garanzia, non ne cacciare Danilo, ma di togliergli dei gradi, se ha dei gradi di importanza. Miguel. Deve essere fondamentale questo. Perché se tu, noi ci presentiamo con gente che ragazzi ha fallito anche in nazionale, ma soprattutto nella Juventus, in tutto e per tutto, non ti presenti bene poi con, uh, ai nastri di partenza. Io non lo farò, toglierei la fascia di capitano, lo dico, lo dico fortemente. Eh, però, è difficile, Fabio, arrivare per Tiago Motta e togliere la fascia di capitano a Danilo. Io capisco il tuo punto di vista, che è assolutamente razionale, però io credo che non debba essere Tiago Motta a prendere questo tipo di decisione. Ehm. Um... Forse dovrebbe intervenire in questo caso Giuntoli sì, sì. e fare un po' quello che ha fatto con... Io non so quando scade il contratto di Danilo. Eh, chat, aiutatemi, forse 2026. Te, temo fortemente il 2026. Temo fortemente. Perché, sai, se dovesse... Ripetere... Scusami, scusami, sì, 2025, scusate. Quando mi dite il gruppo sceglie il capitano, ma questo gruppo ha fallito. Questo gruppo ha fallito non può scegliere niente. Non devo scegliere neanche che cosa si mangia a pranzo per me. Capite? Scusami, Michele, mi ti interrotto. No, ma sai, ma il fatto è che, comunque, Danilo, come, come persona, a me sembra comunque uh, piuttosto autorevole. Um, il gruppo, comunque, accetterebbe sicuramente avere Danilo come capitano perché mi sembra anche una persona sensibile, diciamo, da un certo punto di vista che tende ad aiutare i compagni, è già il capitano. Quindi è difficile che il gruppo vada a togliere la fascia di capitano a, uh, a Danilo. Dovrebbe arrivare dall'alto la decisione di dare la fascia da Oppure da Danilo stesso. Eh. Se Danilo fosse una persona veramente intelligente, perché ragazzi, diciamo la verità, una persona veramente intelligente come Danilo direbbe guarda, mi faccio da parte... E lascio la fascia di capitano. Sapete chi ha lasciato la fascia di capitano nel 2001 al calciatore emergente della Juventus? Antonio Conte. Antonio Conte nel 2001. Non allora so se in certo la questione società... del rinnovo del Ci anche la questione dei rinnovi del Pied. E pie, sì, ma... certo, magari imbeccato dalla società, dall'ambiente e tutto. Però lui lasciò la fascia di capitano ad Alessandro Del Piero, Sarebbe bello se anche Danilo lasciasse la fascia di capitano a voi dite a chi e qui ci, si, si aprirebbe una nuova discussione però secondo me ci sono dei profili che possono fare il capitano della Juventus uh, io per esempio se proprio vuoi puntare io prenderei Dusan Blavich visto che Chiesa ormai è fuori dal progetto sì. prenderei Dusan Blavich e mi farei una chiacchierata con Dusan Blavich perché mi sembra che possa avere le capacità Intellettuali, emotive, di sensibilità anche, comunque di ambizione psichiche, diciamo, per fare il capitano. Però, ovviamente, c'è bisogno che si, si abbia un confronto per capire se Dusan Blauic possa effettivamente essere pronto a fare il capitano della Juventus. però io, in quel caso, nel caso in cui si rivelasse pronto, io darei la fascia a Vlaovic che comunque raccontato. è un giovane è un giocatore su cui vai a puntare, tu hai ricordato il fatto del contratto di Alpiero, anche Vlaovic comunque è un giocatore che andrà a percepire una somma a quanto pare molto alta eh, o comunque ha un contratto piuttosto lungo è un giocatore che comunque ha dimostrato eh, un attaccamento alla maglia perché lo ha dimostrato eh, è un giocatore giovane su cui vuoi puntare per tanti anni Diamoli la fascia di capitale come l'Inter l'ha data a Lautaro Martinez dopo tutto, eh, eh. certo, certo eh, anche quindi... lì per un rinnovo contrattuale che è poi è arrivato quest'estate. No, però fa parte un po' dell'investitura di, di spogliatoio che tu fai in società nei confronti di un atleta che tu hai visto crescere. Io sono perfettamente d'accordo, proprio sul nome. Eh, non perché adesso non abbia. Basta, no, state facendo un po' confusione, stai dicendo: Sì, ma Vlaovic ha dei limiti, sì, ma se tu investi anche sui limiti anzi. Lo responsabilizzi nonostante i limiti, tu lo migliori come calciatore, come presenza in campo e come essere umano, capito? Ma altri non ne vedo all'orizzonte. E aggiungo, ehm, io la chiamerò in modo volgare, Vlaovic, tra tutti questi qui, mi sembra quello, perdonatemi il termine, quello con la gobbitudine, non so se va bene, più alta, è uno che comunque ci tiene, ci tiene molto, poi sbaglia, arruffone, se va da giallo. Però, secondo me, uno che ci tiene è Vlaovic. E quindi io a lui la fascia gliela darei, sinceramente. Allora eh, ha dei limiti, ha dei limiti, sì, allora, ma come no? Ha dei ma limiti, è, pure la Doro serve a dei limiti, no. voglio dire. Sì, ma... ma infatti, magari la fascia di capitano servirà, lo aiuterà a limare sì. quei limiti, a fargli capire che lui ha la fascia di capitano. Non deve fare quelle sceneggiate che qualche volta ha fatto. Per questo io ho parlato di una chiacchierata faccia a faccia che non dovrò fare io o Fabio o voi della chat. Ovviamente sarà Tiago Motta a parlarli, giuntoli, a chiedergli sei pronto ad essere il capitano della Juventus. Uh, e poi dovranno essere bravi loro a capire non solo quello che gli dirà Vlaovic, diciamo, con le parole, con la favella, sì. ma anche con lo sguardo. Con, con gli occhi con, con il movimento del corpo con l'ambizione la, che mostrerà uh, e quindi io sono fiducioso io credo che lui possa fare quel salto in avanti perché manca diciamo uno step a Vlaovic per diventare esatto. un grandissimo attaccante e magari la fascia di capitano potrebbe aiutarlo potrebbe aiutarlo uh, rispetto a Danilo che secondo me ormai non può dare più niente alla Juventus mentre se vogliamo parlare di Danilo, per me potrebbe dare molto, tantissimo in una realtà, magari come la Fiorentina. Va? Sì, come sì, la Fiorentina. Realtà, sì, sì, ho uh, In una realtà, diciamo, meno ambiziosa della Juventus, dove lui però può portare grandissima esperienza, ma magari anche meno della Fiorentina, no? Uh, come mh, il, il Coma ha preso Varan, no? Il Coma ha preso Varan, magari. Ma va davvero, però, pare si sì, è in procinto di andarci. Non so, so ma oppure il Cagliari che ha preso Mina, no? Sì. Per me Danilo può andare in una di queste realtà e diventare veramente un giocatore importante per quella piazza. Eh, cioè ogni giocatore, secondo me, ha un incastro eh, in una realtà, ha la sua realtà. La realtà di Danilo, per me, non è più la io sono totalmente d'accordo con te eh, non serve nulla alla fascia, motta non se... ma io sono anche d'accordo, il problema secondo me è che non posso per me riconoscere in Danilo il leader di un nuovo ciclo cioè, ho difficoltà sia tecniche che tattiche eh, l'abbiamo visto anche in Coppa America in cui ha giocato Terzino eh, Terzino in una difesa a quattro e abbiamo visto che ha delle difficoltà enormi, sia per quanto riguarda l'attività carismatica ma qualcuno che può parlarci brevemente perché poi tra l'altro vorrei parlare di altro di notizie belle ecco oggi oggi è il primo giorno di Tiago aspetta mi chiede di fermarmi un attimino ok 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 lo aspettiamo eh, voglio parlare poi con lui di, di, di quello che Danilo rappresenta per il gruppo nel frattempo leggo un pochino la chat Danilo è bollito va ceduto domani altro che fascia però va ceduto a chi se ci avesse, avesse mercato se ci avesse mercato certo che andrebbe ceduto sono d'accordo anche io tra l'altro, eh, c'era una voce di Canzelo. Io non prenderei Canzelo la Juve, Miguel. Non so te. Intanto, dimmi, fammi un cenno se posso farti entrare. Here we go. He's back. Ciao. 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 C'ho anche la sigla adesso. Ma non messo un po' così. Ti, ti piace anche il eh? sistema? qua? Un po', sì, sì. un po' da DJ Time anni 90? Eh, come stai, Fede? Come stai? Bene, dai, tutto a posto. Senti, stavamo parlando di Danilo. Mm. Che abbiamo visto un tweet di una testata brasiliana. Il Brasile è uscito dalla Coppa America in cui l'hanno definito pesce gatto. È già qui, ok? <ride> c'è il... chi c'è chi, ma Filini da Fantozia. A lei piace il pesce gatto, esatto. Esatto. e okay. poi, eh, in più qualcuno ha detto: Ah, l'odore della sconfitta, Danilo. Ammetti ah, l'odore della sconfitta eh, ora tu però ci avevi detto credo a gennaio febbraio che per i ragazzi della Juventus che erano rimasti nella Juventus scorso anno Danilo è molto importante o sbaglio è uno con cui da cui vanno spesso a discutere e parlare bah io che io sappia è stato uno dei primi che forse il primo giu ma giustamente il capitano eh, che ha chiamato Tiago Motta anche perché gli, gli voleva chiedere queste sono cose che, che penso io e gli voleva anche chiedere probabilmente se avesse ancora voglia Danilo, che comunque c'ha 30, è un 91 no? Quindi 33 eh, anni, o un 90, o okay. un 91, quindi 33-34 anni. Comunque. Sì. Fa il compleanno il 15 luglio, tra l'altro, la settimana prossima. Ecco. Penso. Gli ha voluto probabilmente chiedere anche se avesse ancora voglia di, di correre, cioè di, di avesse voglia di correre anche per Tiago Motta. Ecco, io penso che. Anche per lui, perché chiaramente Danilo si è legato parecchio in questi anni anche ad Allegri, cioè per tre anni, insomma, comunque l'allenatore che l'ha fatto diventare capitano della Juve. Non sono cose banali. Sul discorso che puzzi di sconfitta, io credo che sia il Brasile che puzza di sconfitta. Sinceramente, non però voglio difendere. Danilo è il capitano del Brasile e non, vo non voglio difendere, sì, però è il capitano del Brasile da 12 giorni, cioè non, non credo che. il si possa riassumere eh, gli ultimi dieci anni del Brasile, dove comunque sono mancate vittorie. Adesso non so, la Copa America, ma ragazzi, parliamoci chiaro: la Copa America è, è, è comunque una, una competizione che, almeno vedendola da fuori, si ha la percezione se la debbano giocare in due squadre, una il Brasile e l'altra l'Argentina. Poi c'è in mezzo qualcosa, okay. ma, ma non è una competizione così provante come può essere l'europeo. Cioè, dove ci sono magari 5-6 squadre. Però sono usciti con l'Uruguay, però. Eh. Appunto. Io non credo che sia Danilo a puzzare di sconfitto, anche perché, ragazzi, Danilo ha vinto. Cioè, ha giocato in squadre, ha giocato di più, ha giocato di meno, sempre in squadre che comunque qualcosa hanno vinto. Ecco, eh, Fatto salvo la Juventus degli ultimi tre anni, che sinceramente dar la colpa a Danilo mi sembrerebbe un po', un po fuori luogo. Sicuramente partecipe anche lui delle colpe della squadra, però ecco. Insomma, eh, ha giocato nel City, ha giocato nel Real. Per stare in quegli spogliatoi, vuol dire che anche se non giochi per stare in quegli spogliatoi mentalmente, vuol dire che non, non, non sei un perdente, se no, non stai lì. Cioè, è chiaro. Terresti... Che poi... Aspetta, ti faccio una. Lasciamo stare da la capitano. Lo terresti sì. come leader portante di certi valori Danilo con il nuovo ciclo per me, è un rischio, Fede. Per me è un grosso... Rischio. Allora, eh, Fabio, il problema è un altro. Cioè, la domanda te la rigiro. Sì. Eh, allora, Tiago Motta sicuramente è molto bravo, a me piace molto, non da oggi, non da, non da quando è della Juve, per intendersi. Eh, sicuramente ci sono tanti ragazzi bravi nella Juve che possono crescere. Mi, sono molto curioso di vedere Diretti e Fagioli, per esempio, con, con Tiago Motta, se davvero sono... Più, più Miretti che Fagioli quel mezzo giocatore che ci ha fatto vedere, o se effettivamente magari con un allenatore diverso possono, possono migliorare. E quelle sono già due cose che, che possono essere interessanti, però. Secondo me, una cosa che manca in questo momento alla Juve è un blocco italiano. E, e il blocco sì, italiano, sono eh? d'accordo. No, sai, sono d'accordissimo con te. Il blocco italiano ma non perché servono gli italiani per vincere in Italia, ma perché. Cioè, in realtà sì, ma per, perché fan, sono, sono quelli che ti fanno un po' più spogliatoio. Allora io ti rigiro la domanda: se non c'è Danilo in spogliatoio, chi è il leader morale di questa squadra qui? Cioè, chi è il capitano dopo Danilo? Ravione non rinnoverà. Penso che a questo punto sia quasi una questione formale. Io, io e Miguel stavo parlando di investitura da Dara a Vlaovic, ma è un investitura no. allora. Vlaovic, come tutti i serbi, ha una personalità forte, molto forte. È molto giovane, una personalità forse alle volte un po' troppo... È, è, va benissimo che lui abbia quella, quella personalità lì adesso che comunque è un 2000, ha 24 anni e ha voglia di mangiarsi il prato. Ci sono certe, certe cose che secondo me non, non può fare Vlaovic, non ha la physique du roll per essere capitano io parlo di capitano non tanto di fascia al braccio ma di persona leader, che, leader, dai, esatto, Danilo, è da, Danilo è riconosciuto come leader nello spogliatoio che, almeno che io sappia quindi credo che un altro che veniva riconosciuto molto nello spogliatoio come leader era Scesni poi è un portiere Scesni andrà via io non mi libererei proprio di tutto cioè ok fare il repulisti ok ristrutturare la Juve e tutto però togliere tutto, distruggere tutto, eh, rischi di perdere, di togliere un po' troppi punti di riferimento anche a, ai giocatori che invece devono, devono alzare il livello, devono essere messi nelle condizioni di alzare il livello e spesso e volentieri ci vuole anche qualcuno che li tenga un po' in, in bolla. Ecco. Va bene, va bene, al bollo, logica bollo. di spogliatoio che... Sica. Cioè, chi ha giocato al CSI sa di cosa sto parlando, voglio dire, non... niente Chia. di paradossale. No, ma vi ho anche parlato di Danilo, perché nel weekend qualcuno sta rilanciando, anche qualcuno che ha un certo credito. Eh. L'acquisto però con una formula del prestito, eh, con diritto di riscatto, eccetera, di un ritorno di Cancelo, che io amo, io amo, adoro Cancelo, eccetera. Ma io non è che posso essere ipocrita, io con voi non voglio essere ipocrita, no, spero di non dare questa impressione. Io ero co sono contro i ritorni e anche di calciatori che mi piacciono. Io cancello anche per una questione di non costo dell'operazione dei cartellino che ormai sarebbe, dicono, 25 milioni, eccetera. Ma di ingaggio, io cancello, credo che abbia anche lui fallito, nemmeno solo la Juventus, per... poi falliva, io non lo so. No, soprattutto dopo. Tutte, Però dopo, fa... no, ragazzi, cambia... oh, io leggevo qualcuno oggi diceva: Cambia una squadra all'anno. Se cambia una squadra all'anno non c'è un problema. Non è che sono tutti deficienti, dire. oh è un giocatore sublime, Canzelo eh. Sublime, eh, è sublime, eh. meraviglioso. Quanti anni ha il problema eh, Te lo dico subito. Allora voglio chiedere a Michele cosa ne penserebbe: ne ha tre... ne ha 30. E eh, tu Minchia. fai conto che di Cancelo è rimasta la stessa identica percezione. Del giocatore cancelo che avevamo quando giocava la Juve. Cioè, solo che è un trentenne, cioè il giocatore che ha dei colpi tecnici importantissimi, ma è brutto da dire, non sa difendere, cioè lo, no, lo vedi anche altri limiti, un po' di concentrazione all'interno della parte, eh, è quello. Sì, cosa... sì, beh, sì. Non sa difendere, che, okay, okay, che racchiude okay, quella okay, roba okay, lì, okay, okay. no, volevo chiedere a Michele, invece, quello no, no. prenderesti? No, non lo prenderei. Cancelo è ormai nella fase discendente della sua carriera. È, è inutile pensare di investire su Cancelo per, per una Juventus che non è l'instant team del 2022. Una Juventus che si sta costruendo per essere forte, molto forte, in due o tre anni. Eh, Cancelo lo vedo bene in una realtà, anche per lui, anche lui come Danilo, come ho detto precedentemente, deve secondo me eh, ridurre un po'. Le sue ambizioni è tentare un'avventura in una realtà che magari non lotta per vincere il campionato, ma che lotta per entrare in Coppa dei Campioni. Eh, poi deve capire, poi c'è anche la questione ingaggio, sicuramente avrà un ingaggio molto alto, non so quanto gli, quando gli scadrà il contratto, eh, quindi lui finché percepisce quel tipo di ingaggio, io credo che non accetterà avventure dove l'ingaggio sarà ridotto. Uh, quindi per me, dopo tutto, il problema di Cancelo in questi anni è stato il fatto che nessuna squadra si è voluta collare il suo, il suo cartellino, il suo, il suo stipendio, soprattutto perché nessuna squadra vedeva nel Barcellona, nel Bayern Monaco, vedeva Cancelo come una figura su cui costruire, una figura sicuramente uh, di, di valore per la stagione in corso, ma non sicuramente una figura su cui costruire. E non vedo perché la Juventus, ma nemmeno l'Inter o il Milan, debbano pensare di costruire su Canzelo. Mentre invece, magari una società come la, come la Roma, ecco perché Canzelo sarebbe per la Roma un ottimo acquisto. Sta prendendo Gallo la Roma dal Lecce, Hai sì, giocato per ora, rispetto di Eper Antonino Gallo, che se non sbaglio è un meridionale. Quindi io, come sempre, eh, eh, rispetto Borsa, per i meridionali. Eh, però credo che Cancelo sarebbe un salto di qualità diverso per la Roma, per la Roma. Eh, quindi io in conclusione alla Juventus non prenderei Cancelo. Perfetto. Allora, c'è una salve da ringraziare che mi sono dimenticato, ma nonostante il ritardo, Mario fa a livello 1 un mese 13 mesi, arriviamo a quota 101. Ragazzi, forza, 105 come la radio, Mettiamo... ma pure di più, dai. Cerchiamo di aiutarci a vicenda con queste live con questi... Zebra, tu rispettami, ti cercherà si rispettare il direttore. Rispettare. È libanese! Eh. È, è libanese li... in Libano, cioè. Ancora così. <ride> <ride> e da stamattina <ride> si è, <ride> <s> è fissato. <ride> <ride> Libano non è nemmeno... Ti avrei potuto dire la Tunisia, magari Craxi lì ha fatto dei casini, <ride> ma... <ride> <ride> Va bene, va bene, va bene. C'è una donazione di 50 da parte di Xero. Che lo ringraziamo. Eccolo qui, eh, grazie. Il Barça non se lo può permettere per questione di bilancio? C'è cioè, vero. Il riscatto per il Bayern è nella 70. Ecco perché non l'hanno tenuto. Sì, però non hanno fatto manco il tentativo nel senso, esatto. Cioè, non, a... non è di... che il riscatto portiamolo è portiamolo a 50. Eh. Capito? Non, non hanno fatto la guerra per tenerlo, ecco. Eh, questo un po' mi, mi, mi puzza, ecco, ma ripeto, poi a 30 anni e eh, io ne faccio una visione di ingaggio all'ordo e eh, prende tanto. La Juventus deve ammortizzare un po' sti questi costi e pensare al futuro, non c'ho dei 30 anni con quello stipendio che è già stato. La... Io voglio vedere gente nuova, ragazzi. Sapete perché? Perché, per esempio, ieri io mi sono emozionato con 30 secondi e mi emoziono anche oggi a vedere qualche immagine. No, adesso facciamo un po' di cronistoria eh. Ieri all'aeroporto che, che, che si chiamerà Silvio Berlusconi zebra, no, tra penso. poco si chiamerà l'aeroporto Silvio Berlusconi. Penso, sì, sì. Beh, tante atterrato... avverse, non ci riguarda. Beh, è atterrato il nonnatore della Juventus. Eccolo qui, vediamo un po' le immagini. Mm. Tra l'altro, ho trovato subito il tempo settentrionale ad, accog ad accoglierlo proprio. <ride> ho visto che è... ha piovuto un casino. No, ma va. È, so è, solo è solo sei mesi che piove. Eccolo qui sorridente. Un po, un po' timidino, mi sembra. Posso dire che preferisco uno che è timidino piuttosto che, visto che negli ultimi. 15 anni, 10 li ho fatti con il cabarettista in conferenza. No, ma, certo. ma aspetta, no, ma quello chiedo, che voglio mostrarti è. chiedo un altro se lo posso video. dire. Ma certo che puoi dirlo. Questa è la casa delle libertà, caro Zebra. <ride> ma soprattutto ho già fatto le visite. Anzitutto una piccola puntualizzazione, giusto perché sono pignolo ogni tanto. Eh, molti mi hanno detto, ma Fabio, ma gli allenatori fanno le visite? Sì, pure Allegri ha fatto le visite, tutti fanno uh. le visite, ma anche i lavoratori nelle aziende eh, fanno le visite. Poi non so dove lavorate, eccetera. Ah, ma le tra l'altro, è anche una questione assicurativa assolutamente, assolutamente, quindi figuriamoci se sei un atleta una, un allenatore di atleti eccetera, per forza quindi assolutamente oggi eh, Tiago ha fatto le visite mediche il ritiro ricordiamo che partirà il 10 di luglio altra piccola postilla che voglio dare, l'ho detta nel weekend ma la ripeto in live perché io la memoria ce l'ho ed è anche abbastanza rompipalle come memoria la mia gli an gli due anni fa la Juventus il primo di luglio il primo di luglio o se non sbaglio nei primi giorni ufficializza gli acquisti di Paul Pogba e di eh, Angel Di Maria. A parametro zero, era giusto che li presentasse perché non avevano la squadra dietro con dei cartellini e quindi da parametro zero firmano con la Juventus. Il 10-11 luglio la Juventus ufficializzava il suo ritiro. Si presentano tutti, tutti a fare le visite, perché i primi giorni sono dedicati alle visite e ai test atletici. Non si presenta l'allenatore, che era l'incompatibile ok taluni taluni comportamenti esatto e io mi sono sentito ma io ho fatto un po una campagna perché c'era già il al cane vai a, vabbè, a ma non, non chiamare così allegri da che cazzo <ride> eh, dicevo e io tramite questo maledetto canale di questa maledetta piattaforma fece una campagna non denigratoria ma di informazione dicendo ma scusate ma perché tutti gli altri allenatori si presentano si presentano in tempo al ritiro? Ma non perché devono spiegare il 4-4-2 o il 3-5-2, ma semplicemente per dare il benvenuto alla nuova stagione sportiva a tutti. Cioè, l'allenatore è come il preside o comunque il professore, il maestro. Voi andate a scuola e non trovate il preside il primo giorno? Che scuola andate? Verrebbe da dire. E mi ritrovai non in una selva oscura, ma in tutti i social ma no, ma tanto non conta niente. Ma tanto no, devono fare le visite. Non va, può anche presentarsi dopo. Ora non voglio ripeto fa campagna per per Thiago eccetera, non me ne frega niente. Ma faccio notare semplicemente che questo si è presentato prima. Perché il ritiro è il 10 e oggi è l'8. Non solo mercoledì scorso i suoi collaboratori erano in continassa a studiare il lavoro da fare dalla settimana prossima cazzo ma non è, non lo voglio dire per magnificarlo perché non è magnifico è la normalità questo è il dramma che io oggi sto ad esultare se l'allenatore arriva in tempo capite la follia la follia non è oggi oddio che bello no la follia è prima la follia è prima con l'allenatore che si presentava in ritardo salvo poi, dato che c'è stata la polemica presentarsi per fare due foto di merda brutte pure le foto come brutto lui con Di Maria e Pogba con Di Maria e Pogba perché doveva benvenuto alla Juve quello era dopo tre giorni le polemiche però chiaramente e quindi questa è la prima cosa. Eh, L'altra cosa che posso dirvi è che sono contento di vedere una faccia nuova, ma sono contento anche che non, non so quanta gente ci fosse, se abitualmente ce n'è di più, eccetera. Ma la reazione dell'OJ Medica, della gente che stava lì assiepata, è stata questa. Questo è un video che dura tre minuti, ma sentite un po' la reazione anche di gente di una certa età che mi ha fatto un po', non dico emozionare, ma quasi. Sentite. Ma c'è una ragione chiara. Questo è Tiago Motta all'ingresso dell'OGM. Oh, gente... Che bello averti qua da sentire. Comunque per noi, millennial, volevo fare una domanda, visto sì. che siamo più o meno, adesso non, non mi ricordo di che anno è Miguel, penso di essere forse il più giovane tra, tra i tre. Ma non avete la percezione che è arrivato un calciatore. Cioè, Tiago Motta sì, sì. Non, sì, 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 sì. non è un calciatore nella vostra testa. Cioè, nel senso, per è me. È, 41 faccio, anni faccio, teoricamente, faccio... Oh, ragazzi, all'età di Pepe, che sta gli europei. No, faccio, faccio fatica più che altro a, a, a vederlo. In, cioè, per quanto io sappia, le perfettamente, le vesti, come... tu dici. eh, sì, 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 per me è un calciatore. <ride> Vediamo un po'. Poi eh, il tifoso gli dice: Altro che noi ci vogliamo divertire, Miguel. vada dalla tua direzione. Non dice vogliamo vincere lo scudetto, gli dice ci vogliamo divertire. Caro Miguel, eh. sono felicissimo di queste parole. Spero che non sia soltanto l'opinione di quel, di quel simpatico nonnino, ma sia l'opinione di. Di tutta la tifoseria bianco-era a partire da noi tre, a partire dalla chat che ci sta che ci sta guardando e da tutti gli ascoltatori, perché dobbiamo uscire dalla, dalla caverna del risultatismo e guardare la luce, guardare la luce del calcio, il calcio che ci deve illuminare al di là del risultato, innanzitutto la prestazione, soprattutto la prestazione prestazione che poi nel 95% dei casi ti porta al risultato, poi ci sarà quel 5% dei casi che dovremo leggere questa con Allegri la vincevi 1 zero. magari facciamo l'80% di processo palla e perdiamo 1 zero. ci sarà, però non dobbiamo farci abbattere da queste, da, da, dalle chiacchiere degli allegriani soprattutto e dei risultatisti in generale e dobbiamo guardare soprattutto sul lungo al percorso che ci porta che porta al risultato tramite le prestazioni e anche il divertimento, ovviamente. Assolutamente. Andiamo avanti, vediamo se si riesce a sentire l'audio suo della sua parlata. Sentiamo. Che non ci eh, noi ci vogliamo divertire. <hissà> il Bologna l'hai portato, eh, portato e l'abbiamo quindi un po' da paraculo eh. parte integrante è anche la piazza il tifo ecco. il Bologna, il Bologna, il Bologna. Che bello averti a Torino, Thiago. Che bello averti a Torino, questo è... sembra sembra io quando fa faccio... Cristiano ha aggiunto. Là. Vai, 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 vai. Oh, vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E 105, grazie. Fatto? Bene. Sei un grande. Thiago, benvenuto a Torino. Vai, vai. Grazie. Ti sta mamma aspettando. Grazie stavamo aspettando, stato, stato. Stato, non, sto, non mai, che... stato, stato, stato. Stato, grazie a te torneremo allo stadio. Bene, bene. Grazie a te torneremo eh, allo, allo una stadio foto, eh. No, non c'è no, una grande. No, no. È anche stato, un giorno. Era l'uscita, eh. eh. era. non era All'entrata so le... All forse c'era qualcuno, qualcuno di più, ma non c'era una grandissima folla. Che fai? Fa firmare sul cane. Che fa? Ha fatto col cane? Eh, beh, beh. anche il cane partecipa, eh, partecipa beh, alla festa. No. <ride> la foto con Alex un momento amica, amico degli animali questo è il momento tipo Michela Vittoria Brambilla capito? <ride> No, mini, mini, grazie mister E che due coglioni. queste foto. Rispetto, rispetto. si ferma. Vai, mi... vai, 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 è è... vai fai, dice. io tu io. ah guardalo. Eh, bene. No, ok, grazie. la maglia subito da grattare mister tavanza la maglia sì, sì, tra l'altro c'aveva la voce di pinelli era pinelli che cercava <ride> di farsi regalare la roba mister tavanza la maglia era pinelli, era pinelli <ride> dico. Ciao, ciao ciao mister in bocca, salve, salve. In bocca al lupo eh. grazie sale nella sua immagino jeep si sì, si sì, è una jeep eh, sì. non puoi portare altre macchine Elettrica chiaramente e via così, e via così. Uh, vi chiedo un commento se c'è la comita, C'è il, il sorriso, la cosa. Non è bello allora la cosa che voglio dirvi io è una battaglia che porto da mesi, ma non riguarda proprio Tiago. Chi per lui a me piace vedere un allenatore giovane che quasi può scendere in campo. Credo che nel calcio di oggi, per essere credibile, nel, per le nuove generazioni di calcio, che sono dei figli di puttana, mi dissocio tra l'altro, metaforicamente parlando, se tu sei giovane eh, potre, potresti se sei convincente potresti avere una marcia in più e, e sono sì. felice di vedere un volto giovane dopo tanto tempo, a coloro che mi dicono sì ma anche Pirlo e Ferrara erano giovani sì, però non erano allenatori mm. banalmente, e quindi eh, non, non è quello il caso, ecco eh, vi chiedo un commento al volo, e poi vi faccio vedere altre fotografie cosa pensate? siete contenti? avete l'amore? Io, io quando... Ragazzi, per me vale, quasi non me la scopata a vedere Tiago Motta dopo, dopo che l'ho desiderato. Dopo che l'ho desiderato per un anno, caro Zebra, te lo dico sinceramente: sì, ho capito. Fai piano a fare i biglietti Tiago Motta ciasi. con la cosa della Juve, è eh, porca miseria. Cosa ne pensi, cari? Ma no, eh, c'è sicuramente entusiasmo. È giusto. Eh, si sapeva che, che, che Motta sarebbe stato l'allenatore della Juve. Sono molto in attesa della, della conferenza. Voglio sentire che cazzo dice adesso perché eh, voglio, voglio vedere com come, a cosa mi devo preparare. Io ripeto: degli ultimi 15 anni, 10 li ho fatti con uno che andava in conferenza e diceva, oh, eh, oh, e faceva dei versi. Quindi, come faceva? Faceva dei versi. Ora io vorrei vedere se si riesce a parlare di calcio. Poi parlare, ripeto, io di calcio poi non capisco un cazzo, però almeno avere l'impressione che. Che ci sia un, una. è eh, bravo così, una, una, uno scambio di. di, di, di cioè, un, boh, non lo so, un, un qualcosa. Non, ripeto, io non, non guardavo le conferenze. Mi ricordo quando facevamo qualche caffè con, con la conferenza di Allegri e vedevamo la conferenza di Allegri, cioè, eh, tra l'altro, mentre parlo c'è Fonseca tutto, in televisione. Ma no, era mettere i coglioni nel tritacarne carne, cioè una rottura di, <ride> di cazzo infinita. Ma perché è così? Ma perché è così? è sempre stato così uguale a se stesso e via magari qui si riesce a parlare che ne so di, di, non dico tanto tanto ma di almeno di chi va in campo la, la domenica una sub, grazie grazie TNT 23 due mesi quindi rinnovi il tuo rapporto di fiducia con noi direttore sai se è vero che è giunto l'incazzatissimo con chiesa non mi risulta sinceramente non lo so eh, Miguel vedendo queste immagini te ne farò vedere anche delle altre cosa ti passa per la mente questo sorriso questo entusiasmo poi ci dice Lombardo lo, lo, lo. in quanti hanno accolto Conte a Napoli eh, per moto tre pensionati e domani di famiglia vabbè ce n'era di meno sicuramente Mi per ma me ma è una giornata lavorativa è un giorno seriale a Napoli si e non a Napoli <ride> e poi, dai, beh, Conte, a voi le dare. somme e le sottrazioni vabbè, Miguel quindi, io sinceramente vorrei puntualizzare su una cosa sul fatto che Tega Motta sia veramente un profilo nuovo nella Juventus, se noi pensiamo agli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina della Juventus, non è mai arrivato un profilo del genere negli ultimi trent'anni praticamente, perché innanzitutto gli allenatori giovani che sono arrivati alla Juventus sono Conte, sono Pirlo, sono eh, Ferrara. però erano tutti e tre allenatori che arrivavano dal mondo Juve. Uh, soprattutto Conte e Ferrara, ma anche Pirlo comunque erano tutti e tre elementi che noi già avevamo imparato a conoscere e abbiamo accolto come dei Beniamini che tornavano alla Juventus, che tornavano alla Juventus per fare bene, che avevano già la Juventus nel cuore. Tiago Motta non c'entra niente con la Juventus, è molto giovane e ha già dimostrato rispetto agli altri tre, perché anche Conte non aveva granché dimostrato. Mentre invece Tiago Motta ha dimostrato già di, eh, ottener, di saper ottenere dei risultati in realtà sicuramente minori rispetto alla Juventus. E quindi io vedo un'area di novità, no? Quest'area di novità, quest'area di cambiamento, uh, di, di, di rivoluzione quasi, sicuramente di inversione di marcia rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. E si pensa quasi non solo in versione di marcia a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, ma io avverto un'area di felicità per l'inversione di marcia che sta avvenendo rispetto alla storia della Juventus. Io credo che Tiago Motta possa essere un allenatore storico della Juventus, che possa cambiare veramente il modo di pensare della società, di noi tifosi e comunque di tutto ciò che ruota attorno al mondo Juventus è una responsabilità grande che adesso sto magari addossando a Tiago Motta però secondo me è eh, l'allenatore um, giusto è l'allenatore giusto ecco è un po' il Lippi ma il Lippi in effetti ha rivoluzionato un po' la storia della Juventus e io spero che Tiago Motta possa essere anche lui uno che rivoluzioni la storia della Juventus facendola entrare finalmente eh, in un'ottica di calcio molto più eh, contemporanea ecco perché io la Juventus che ho visto negli ultimi anni è sempre stata una Juventus un po' ancorata al passato e quindi per questo io ho grande fiducia in Tiago Motta, tutti quanti abbiamo grande fiducia in Tiago Motta e l'entusiasmo è assolutamente conseguenziale assolutamente, tra l'altro ricordo dato statistico che mi è arrivato nel weekend la Juventus per quanto riguarda le sottoscrizioni di abbonamento allo stadio ha fatto, risulta un 10% in più non so se sia dovuto a Tiago Motta Prendiamo, secondo me sì non è che non parliamo di cose clamorose però c'è un 10% in più c'è anche, anche, anche la gallery nel sito della Juve eccolo qui nello spogliatoio Tiago vede qua dice attenzione qua vede se è pulita la, la, la merch tutto a posto nel J Medical eccolo qui sorridente fare delle foto esce dalla macchina altre foto Altre foto qui, vedete? Eh, e questo è attenzione. Questo è con Cristiano Giuntoli, col completo grigio che non passa mai di moda, caro zebra, un Giuntoli vestito di grigio Che ti critico avevo critico. già detto, fa cagare. <ride> no, questo <ride> è un grigio, no, questo è un grigio diverso, non è grigio, grigio, è grigio topo vero. quello che intendeva. Sai, <ride> cioè, quello di Fantozzi. Oggi, oggi è tutto a Fantozzi. Però quello che è quello di Fantozzi, proprio quel grigio lì. Triste, Gri, grigio, grigio. Eh, sì, 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 sì. Questo è un Va po' più estivo. Eh, guarda qui, guarda qui, Oh, vedi, vedi. Questa è una foto che non ti aspetta. sinceramente, esteticamente parlando. Questo, questo, questa persona qui è l'allenatore della Juventus, nel senso, è molto giovanile, no? Come linguaggio del corpo sarà, sarà molto ecco una cosa per cui ho curiosità, adesso per il culo, però secondo me sono anche cose eh, che secondo me alla, alla lunga possono fare la differenza. Sono eh, curioso di vedere come eh, chi se ne occupa, perché non, non ho idea di quale sia la figura professionale che se ne occupi, però per esempio, no, eh, quella la stessa figura professionale che aveva cercato di avvicinare al mondo Juve Sarri senza Diciamo togliergli la, 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 la tuta di dosso. Ecco, voglio vedere come com io non lo vedo. Un allenatore da giacca e cravatta, per esempio. Secondo me, però, il fatto che lui abbia 41 anni ed è praticamente un ex calciatore col fisico da calciatore, come dire, permetterà al tifoso che rompeva le palle per la di Sarri di vederlo di buon occhio. Non so se mi Beh, sicur sicuramente sa. allora che Sarri non fosse esteticamente bello presentabile. Okay. No, bello da vedere è un film. Neanche io sono bello da vedere. Esteticamente, posso est dire, ti faccio il primo complimento dopo... Da sei più bello di Sarri. Grazie, poco di... <ride> sì. però essere esteticamente presentabili è diverso, no? Sì. Ecco. sì. Sarri purtroppo ha tante qualità, ma l'estetica decisamente non era tra, 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 tra quelli. Eh, esatto, esatto, esatto. Questo Tiago Motta, è anche tirato a lucido, vedi? Anche con la barba fatta e tutto, cioè, esatto. dire. è uno Ma che si, foto, si presenta. C'è da questo sguardo che c'è glaciale, head coach. Vedete, qua, vedere anche il logo da Juventus. E eh, lui fa una certa impressione. Qui guarda le strutture, diciamo, ecco, poi guarda Torino e dice: Ma qua sono capitato e fa cielo di Torino. Mazza, che sì. tempo di merda! <ride> eh. tempo di merda. <ride> esatto, vediamo un po'. Altre foto e qui finisce la gallery. Eh, chiedo come se fossi il vostro Paolo Bonolis quando faceva le interviste fotografiche, no? eh, nel senso della vita. Ecco, se vedete questa fotografia, neanche in bianco e nero, ha anche un effetto artistico, Michela, cosa pensate? <ride> ma che cazzo vuol dire? Eh, L'intervista fotografica, ma dov dovete immaginare adesso il sottofondo musicale al pianoforte. Eh, di un certo tipo, come se fosse il funari di turno, ecco se vedete questa fotografia, a cosa, pe Michele, a cosa pensa? Prego, faceva Bonolis, prego ma io spero sicuramente un, una relazione che non sia soltanto professionale ma, ma anche un'amicizia, ecco un, uh, spero che questo sia un duo che ci accompagnerà per tanti anni un sodalizio che porti la Juventus a diventare mi spingo proprio la più grande squadra del mondo. Eh, la speranza è, la è giusto che sia quella. Okay. Eh, appunto. Ovviamente, quando si crea un grande quando si creano le grandi imprese, le grandi imprese sono fatte da grandi uomini. Questi grandi uomini devono stimarsi, ma anche ancora di più stimarsi, se non amarsi. Io spero che Giuntoli eh, e Tiago Motta trovino un'intesa. Personale, eh, vera veramente profonda, Diventa diventino quasi dei fratelli perché soltanto così, con l'unione di intenti tra le parti, eh, un club può andare e, e può ottenere i grandi risultati che noi tifosi ci meritiamo. Noi tifosi ci meritiamo. Bene, bene, bene. Lei Zebra cosa pensa? Quando vede questa fotografia qui. Tra poco sì tra poco facciamo il taglio per YouTube e parliamo del Twitter. Sai, sai, cosa, sai cosa gli ha detto Giunto lì qua, a Motta? Sì. Ho mai visto che figa la Leman. <ride> Guarda, che conosce! Mo <ride> e Motta, e Motta si è girato e fa Ostia, vedi. Bene. <ride> Scoppia la risata da caserma. Eh sì, ovvio, certo. Eh sì, è una cazzoneria. Cosa vuoi che si dicano adesso andiamo? Che and cioè io non, non, non ci credo che questi si vedono in un ambiente lavorativo che per loro è normale. Eh, esatto, lui gli risponde: Oh, cazzo. No, eh, eh, cioè, questi si vedono, ciao, hanno due, 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 due battutine del cazzo, ecco via, giustamente, poi si comincerà a parlare anche di lavoro, anche perché voglio dire. Su questa stagione della Juve credo che il tifoso medio, ma con tifoso medio non voglio togliere niente a nessuno, io stesso sono un tifoso medio, possa essere ben contento almeno di, di quelle che sono le premesse, cioè la Juve ha fatto, sta facendo un mercato importante, lo sta facendo velocemente, come è nel, nella tradizione, e sta facendo un mercato oltretutto con, non con i soliti nomi, no? Eh, questo era più o meno il periodo dell'anno in cui saltava fuori la trattativa per Matic. Non so se ah, qualcuno beh. si ricorda. Ecco, o il periodo dell'anno dove si andava dietro alla suggestione dell'europeo. No? Vi ricordate famosa l'estate fu quando non potevamo, non potevamo giocare senza, senza Golovin. Cioè, quindi è un mercato intelligente, con giocatori che fanno anche sognare perché sono esotici. Non, non abbiamo preso Uea o Locatelli, ecco, abbiamo preso dei Bravo, ecco, con Zonzì, quella gente lì. Cioè, abbiamo fatto, stiamo facendo un mercato che ricorda quello un po' della, della rifondazione di, di Marotte Pratici, compirlo con il secondo mercato, compirlo con, primo, eh, con il primo quella gente lì. Primo in assoluto, sì. Va bene. Ragazzi, eh, facciamo il taglio per quanto riguarda YouTube, quindi caro Miguel, caro Zeba, salutate anche gli agenti di YouTube. Eh, ciao no, YouTube. Ragazzi. ciao, eh, lasciate un like, un commento, attivate la campanella notifica, iscrivetevi al canale della Bianconera Channel su Telegram e eh, la Bianconera su YouTube chiaramente eh, per quanto riguarda la piattaforma rossa, per quanto riguarda Twitch, mercato e tutto il resto di curiosità. Ci vediamo tra un minuto, tra un minuto.